Ci vorrà ancora una settimana per tornare alla normalità, ma molti cumuli di rifiuti che facevano sgradevole mostra di sé in centro sono già spariti. Il cuore del capoluogo e solo alcune arterie sono state sgomberate dai sacchetti, così come parte delle frazioni da Falciano a Tredici, da Ercole a San Clemente fino a Santa Barbara e a San Leucio, dove comunque prosegue la raccolta, propedeutica allo spazzamento delle strade. È rientrata sabato la protesta dei 180 lavoratori di Caserta Ambiente, la ditta che gestisce il servizio di nettezza urbana nel capoluogo. Dopo il versamento della somma di 700.000 euro relativi a 2 mesi di stipendi arretrati, gli addetti hanno ripreso scopo in ramazze. Resta il debito di oltre 5 milioni di euro vantato dalla società nei confronti dell'ente, ma almeno per il momento è dato tirare un respiro di sollievo perché l'emergenza sta rientrando. L'immondizia accatastata in strada nei giorni dello sciopero è destinata a viaggiare verso lo stir di Santa Maria Capua Vetere con il placet della provincia, deputata anche a dare il via libera per il conferimento nella discarica di Sant'Amaro. E a proposito della Maruzzella, l'ente di Corso Trieste è stato costretto a fare un passo indietro, rinunciando alla sospensiva chiesta circa 2 mesi fa al Tribunale amministrativo contro l'ordinanza emessa dal governatore Caldoro ad agosto per lo sversamento dei rifiuti napoletani a Sant'Amaro. Troppo onerosi, infatti, gli accertamenti tecnici che avrebbe dovuto effettuare il Politecnico di Torino per verificare la reale capacità delle discariche napoletane di Salerno, che non vengono utilizzate appieno, è la tesi della provincia, a discapito del sito casertano. A questo punto non resta che aspettare che il processo entri nel merito. L'udienza è stata fissata per il 2 febbraio del 2012.